Parigi è una città in cui si può avere tutto e niente. Puoi avere tutto quello di cui hai bisogno, ma allo stesso tempo nulla di tanto indispensabile. Parigi è triste, piovosa, grigia, solitaria. Altre volte solare, profumata, colorata, eppur sempre bella. Ho vissuto Parigi in diverse stagioni, mesi, ore. Non è una città costante, il suo aspetto cambia da un istante all'altro. A Parigi ti puoi trovare a chilometri di distanza in pochi minuti. Attraversare la città non è mai un problema e paradossalmente sei più veloce se sei a piedi. All'inizio ero io che cercavo lei, scappavo dall'Italia tra un esame e l'altro. Ho sempre preferito ricordare l'emozione di un'architettura che la descrizione tra le righe di un libro. In 10 anni tutto è cambiato e mi rendo conto a volte che è Parigi ad aver bisogno di me. Parigi è divenuta la mia seconda città nella quale lavoro, vivo e dove è possibile avere input nuovi in ambito professionale, perché ti permette di entrare in contatto con persone che hanno quell'esperienza in più e che ti regalano le opportunità per poter crescere sia dal punto di vista professionale, morale ed etico. Mi occupo di architettura, design, urbanistica e da pochi mesi scrivo per un giornale che mi dà la possibilità di dialogare con gli italo-francesi e raggiungere l'interesse anche di chi non è architetto. Il progetto Paris Saint-Quentin è un lavoro che sto portando avanti grazie alla collaborazione di diverse professionalità e che vede la Parigi come una città specchio. Traccia ipoteticamente una linea d'orizzonte e mette in relazione la Parigi Up con la Parigi Down, cioè tutto quello che abbiamo in superficie con ciò che è stato creato nel sottosuolo. Questo macro progetto ha al suo interno Converti e Metro. Converti è un lavoro di fotoarchitettura critica in cui si ritrova la contemporaneità nella Parigi del passato. Studiare la strada attraverso un procedimento inverso, cioè da una foto attuale a quella storica, permette di estrapolare quelli che attualmente sono gli elementi più che superflui e trasmettere il decoro, la pulizia e la compostezza del passato rispetto ai giorni odierni. Un approfondimento sociale, economico e culturale sulle dinamiche di insediamento urbano e suburbano. Ogni quadro mette a confronto due situazioni storiche distanti 100 anni ed estrapolare quelli che attualmente sono gli elementi superflui, le cubature, le superfetazioni in modo da trasmettere e riconoscere quanto è involuta e regredita, per certi aspetti, la visione odierna della città. Convertir è un progetto che verrà condiviso con i fruitori e gli abitanti, attraverso indagini conoscitive e propositive sui luoghi, al fine di rendere quanto più partecipativo il risultato finale. Risultato che ovviamente non verrà esposto in nessun luogo d'élite, ma che verrà esposto in un luogo deciso da loro, in una piazza loro, dal loro panettiere di fiducia, dal fiorario, in modo da rendere quanto più identitario ed emozionale l'arricchimento conoscitivo del posto. Metro è un progetto di analisi e intervento sulla città nascosta che mette in rete l'up e il down di Parigi, il sistema museale, artistico, infrastrutturale e il dimenticato, tutte quelle aree che non hanno un potere economico forte, ma che nella tutela del welfare giocano un ruolo importante. I due volti di Parigi, la città di sopra e la città di sotto, vengono regolamentate in modo diverso, ma interagiscono in tutto e per tutto. Sopra abbiamo la suddivisione di Parigi, i 20 arrondissements, numerati secondo una spirale che parte dal centro della città e che gira in senso orario. Ogni arrondissement ha i suoi quartieri, un proprio consiglio di amministrazione e un proprio sindaco.
La Parigi di sotto è costituita principalmente dalle infrastrutture gestite dalla RATP, che è l'ente di gestione dei trasporti parigini, ed interagisce con la città che sta sopra in modo trasversale, permeandola ed attraversandola. Convertì e Metro, pur essendo progetti indipendenti tra loro, si connettono all'interno di Paris e Saint-Quentin, in modo da estrapolare la struttura urbana e le diverse funzioni di Parigi. La città nascosta influenza parecchio i modi e gli usi della città svelata, soprattutto per chi non ha la possibilità di avere un mezzo proprio di trasporto. Parigi città specchio, proprio perché tutto quello che accade sopra è possibile ritrovarlo anche sotto. Sopra i quartieri hanno limiti fisici e politici ben definiti. Sotto le metro li attraversano senza alcuna regola apparente ed ogni metro percorre un suo tragitto che scambia con le altre linee nei punti di intersezione. Châtelet-Léal è una delle stazioni più importanti nel cuore della città e contiene in sé diverse attività di interesse collettivo. Non tutte le stazioni metro sono strettamente correlate a ciò che sta sopra. Il Museo del Louvre, l'Arco di Trionfo, sono degli esempi in cui il carattere artistico e culturale è presente già dall'arrivo in stazione e durante la percorrenza del tunnel verso la città svelata. Un dualismo urbano che vede sopra i grandi boulevard e avenue, ampie strade a traffico lento, sotto le metro e le RER, binari con layers differenti per il traffico veloce.